Presidente Canfora, oggi a Pagani per testimoniare che la città, che l'agro è vivo e che vuole rispondere alla criminalità organizzata. Che le istituzioni e lo Stato sono qua, sono presenti, che facciamo voto di chiedere più uomini e più mezzi, facciamo voto al prefetto, facciamo voto al Ministero degli Interni, insomma, non è pensabile che una comunità così ampia, così vasta, insomma, 250.000 abitanti, comuni, una città metropolitana, insomma, ecco, diciamocela tutto, oramai l'Agro Sarnese Nocerini è una città metropolitana, ha queste caratteristiche, possa essere lasciata con pochi uomini e con pochi mezzi, insomma, cioè non è pensabile che i carabinieri di Pagani con due auto possano pattugliare quasi 90.000 abitanti. C'è il rischio che la cittadinanza non riesca a recepire però il messaggio delle istituzioni. Viviamo in un contesto in cui c'è grande diffidenza verso la politica. Beh, io proprio qualche settimana fa in un convegno dicevo che la fiducia nell'Italia meridionale è crollata al di sotto del 3%. Beh, se insomma accadono episodi di questo tipo, la crisi economica morde sempre maggiormente, la situazione diventa sempre più sofferta, il disagio sociale aumenta, è chiaro che praticamente, insomma, la politica, se non dà risposte immediate, repressione e prevenzione, questa fiducia crollerà ancora maggiormente. Parlo io in prima persona, insomma, mi sento anche io responsabile di tutto ciò. Oggi la politica si unisce in nome della legalità. Sì, una risposta forte, una risposta ad alta voce da parte di tutti i sindaci, da parte di tutta la deputazione e da parte di tutto il mondo dell'associazionismo. Qui a Pagani stamattina siamo presenti tutti per dire basta ad alta voce contro tutte le criminalità, contro tutte le illegalità. Chiediamo allo Stato di essere presenti perché queste città non possono essere abbandonate. Noi siamo la frontiera, noi siamo i baluardi della democrazia sul territorio e abbiamo necessità di avere l'aiuto da parte di tutte le istituzioni. È un accadimento che non è accaduto in un luogo particolare dove era inevitabile che accadesse, ma poteva accadere e potrebbe accadere, Dio non voglia, in qualunque altra città. In questo caso noi diciamo dell'Agro Nocerino, quindi voler togliere etichette di dosso ad un paese, Pagani in questo caso, ma ai nostri paesi in generale, facendo comprendere a chi deve intervenire che non esiste solo luci d'artista e rafforzamenti dei presidi di polizia per le manifestazioni natalizie del capoluogo o per gli eventi sportivi del capoluogo, ricordiamo il 10 novembre del 2013, ma esiste innanzitutto un comprensorio vasto come quello dell'Agro Nocerino che da solo fa circa 400.000 abitanti e che richiede, non merita, ormai richiede le attenzioni maggiori da parte delle forze dell'ordine tutte e della prefettura, anche per le sue complessità sociali. Ringrazio il mio collega Salvatore Bottone che ha avuto questa sensibilità di invitare tutti i suoi colleghi, quindi noi sindaci questa mattina qui a Pagani a manifestare innanzitutto la vicinanza ai cittadini paganesi che alcuni giorni fa sono rimasti feriti, ma soprattutto diciamo solidarietà all'intera comunità di Pagani, ma io credo tutto l'Agro Nocerino Sarnese, perché il problema che sta a Pagani esiste anche a Sant'Egidio del Monte Albino, tant'è vero, come diceva lei, sono 6 anni che io tutti i giorni scrivo all'arma dei carabinieri, ai politici locali e non. Per potenziare non soltanto la tenenza di Pagani, ma sperare di avere una caserma, un presidio di forza pubblica nel mio territorio, perché Sant'Egidio del Monte Albino non può essere aggregato una volta alla città di Angri, una volta alla città di Pagani. Noi abbiamo come Pagani, come l'Agro Nocerino Sarnese, un'esigenza di sicurezza da perseguire e la vogliamo ottenere con tutti gli sforzi. Io mi auguro soltanto una cosa, il messaggio stamattina deve essere quello che tutti i sindaci, al di là del colore politico, almeno su questa cosa dimostriamo di essere seri e lo siamo sicuramente, ma soprattutto di essere uniti e dobbiamo chiedere a gran forza, a Sua Eccellenza il Prefetto, alle istituzioni, al governo che già ci ha abbandonato, noi sindaci, dobbiamo chiedere una maggiore sicurezza.
Che sia proprio opportuno che siamo tutti qui insieme, è un momento di grande dolore quando si vede questa spregiudicatezza della delinquenza, perché noi sappiamo dei problemi che abbiamo sul territorio, ma quando si arrivano a queste cose così eclatanti va data una risposta forte, chiara, e la presenza io credo che sia significativa, non è soltanto un simbolo, non è soltanto un'idea dell'apparire, ma invece serve a dare forza a tutti quanti noi, anche a noi che facciamo questo, alla politica, a vederci, a guardarci in faccia e dire noi ci siamo tante, tante persone per bene che diciamo no a questa escalation di violenza e di terrore. Oggi maggioranza e opposizione si uniscono nel nome della legalità. Sì, oggi ci uniamo in nome della legalità perché crediamo che il nostro paese ormai sia arrivato al clou e non si può più passeggiare per strade, non si ha la possibilità di lasciar uscire i nostri figli senza avere la paura e il timore che qualcosa possa accadere in mezzo alle strade. Quindi è importante ed è fondamentale che ognuno di noi si muova e crei in questa giornata e in tutti i giorni crei comunque la possibilità affinché Pagani possa crescere e non possa essere ricordata soltanto per cattivi eventi. Oggi la politica dà un segno forte, i sindaci dell'Agro si sono uniti nel nome del rispetto delle regole. Il sindaco Bottone ci diceva che sono previsti degli incontri di prevenzione. Come reagisce la maggioranza? Quali sono invece le iniziative messe in campo dalla minoranza? Noi crediamo che in questo momento non c'è bisogno, noi abbiamo bisogno anche di cortei, ma non solo di cortei, abbiamo bisogno che per strada le persone si sentano sicure e per far sì che ciò accada abbiamo bisogno che ci siano più pattuglie dei carabinieri per strada, ci siano più militari per strada per far capire che in questo paese non c'è spazio per la camorra, non c'è spazio per la mafia, non c'è spazio per tutto ciò che può creare soltanto allontanamento da parte di tutti i cittadini. Abbiamo bisogno che la nostra città cresca perché abbiamo bisogno che i nostri commercianti crescano, che i nostri cittadini abbiano voglia di restare a Pagani. Ringraziamento a quello che loro fanno tutti i giorni e che stanno facendo anche in riferimento a questa brutta vicenda che è capitata l'altro giorno a Pagani, ma che essendo un territorio di frontiere, l'Arno Cenno-Sarnese, dobbiamo insieme dire oggi Pagani non tralasciamo quello che è successo, non ci possiamo dimenticare quello che è accaduto nonostante i loro tanti sforzi e sacrifici, ma noi oggi stamattina quello che ritengo di dover dire ai colleghi che in massa, ecco, tutti quanti in maniera convinta sono intervenuti a questo incontro, a questa manifestazione, a questa marcia silenziosa che la città ha chiesto un minuto dopo a quello che era accaduto, insieme dobbiamo alzare la voce per farci sentire a chi di dovere affinché l'Agro Cenno Sarnese, non solo, ma il territorio di questa parte della provincia di Salerno non deve essere dimenticata, non deve essere abbandonata, non deve essere lasciata sola. Eccellenza, professoressa Gerarda Maria Pastano, poi tutti i sindaci dell'Agro Sarnese, ma anche oltre l'Agro Sarnese, veramente ci riempie tutto il territorio. Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi Sarno, Nocera Sarno, Monsignor Giudice, che intendiamo aprire questa accorata lettera. Una lettera che deve rappresentare un punto di partenza per riconsegnare alle nostre collettività la libertà di vivere senza paura, la libertà di passeggiare sentendosi sicuri nella propria terra. Una terra che troppo spesso si bagna di sangue e che oggi, dopo l'ennesima efferata azione delinquenziale, non rovina la testa. Ciò che si è consumato a Pagani venerdì 28 novembre non riguarda solo questa città, non è il problema di una sola città. È purtroppo la sempre più frequente quotidianità di un intero territorio, quello di Lagro, Sarnese e Cento. Noi sindaci rappresentiamo per i cittadini il punto di riferimento, la guida verso una società che deve crescere in una nuova coscienza civile, che abbiamo il dovere di impegnare tutte le nostre forze per il territorio, prestando adesso la massima attenzione. Mai più serrande abbassate per paura dei colpi,
mai più volti mesti e persone ferite, mai più il terrore di vivere la propria città. L'agro deve ritornare alla normalità. A Bracigliano il sindaco Rescigno è stato preso, come dire, di mira, non direttamente ma indirettamente. Questi sono tutti messaggi gravi ai quali noi dobbiamo rispondere. Probabilmente aiutando la stessa prefettura, facendoci noi in pianta stabile promotori di sicurezza, in pianta stabile, cioè la presenza di tutti i sindaci è chiaramente indice di una responsabilità, perché noi ci sentiamo responsabili di quello che succede sui nostri territori, possiamo nascondercelo. È una verità, insomma, nelle ultime settimane effettivamente ci sono stati tanti, numerosi, insomma, attentati, che cioè l'ultimo di Pagani, quello più efferato, ma diceva bene, io lo ripeto, ma l'altro ieri a Pagani ci potevano essere diversi morti, ma noi non è che possiamo contare sulla fortuna, perché i miracoli noi li invochiamo, però dovremmo farli anche noi, forse qualche miracolo potrebbe uscire anche da noi.
cos'è essere andare in TV? Franco. Ieri ho scritto che sono vicino a voi, sono vicino a questa terra, non perdiamo la speranza. Però questa manifestazione deve ricordarci che ogni giorno, non soltanto in alcune occasioni, ogni giorno dovunque ci troviamo, ognuno al proprio posto, a cominciare dalla propria coscienza, a cominciare dal proprio dovere, ognuno deve fare e deve pulire quella parte di sé e quella parte della città, perché tutta la città dell'Agro sia sempre più abitabile. È una zona veramente dove c'è tanta onestà, tanta bellezza, tanta novità. Non facciamo che quel poco che c'è di commercio, di presente, di realtà non buone, possano distruggere la speranza. Ecco, come credente, come vescovo, come pastore, invito tutte le famiglie, le realtà vere, sincere, oneste, a vivere questa realtà e a pulire, insisto, ognuno il proprio pezzetto di giardino, perché tutto il giardino sia pulito. Auguri.